Questo breve video ti mostra una soluzione per registrare lo schermo del PC e anche per realizzare de degli screenshot. Una soluzione che non richiede l'installazione di nessun programma, ma si basa su una shortcut di Windows 10. Prima di procedere con il video, ti invito a iscriverti al canale e a mettere un mi piace al video. E spero che tra i video in elenco puoi trovare qualcosa per te interessante. Prima di procedere, ti dico che è necessario avere a disposizione Windows 10, quindi se hai Windows 8 o Windows 7, ti dico già che puoi chiudere il video perché non puoi usufruire dell'integrazione che è stata realizzata tra Windows 10 e Xbox. Bene, per prima cosa, quello che devi fare è, se nel caso in cui, come me, hai più di uno schermo, devi posizionarti con il mouse su quello schermo. Dopodiché, premere sulla tua tastiera, se è di tipo QWERTY, il tasto Windows più il tasto G. In automatico verrai che si apre un'ulteriore schermata dove sarà presente il simbolo di Xbox e un elenco di comandi che ora ti mostro con uno screenshot. Bene, quindi come ti ho appena detto, una volta che hai effettuato la procedura e si apre questo widget, quello che devi fare è andare sul tasto acquisisci. Una volta fatto clic sul tasto acquisisci, si apre un'altra schermata. Bene, dalla schermata acquisisci è possibile catturare con uno screenshot. Quindi è sufficiente fare clic su acquisisci e in questo modo catturi lo screenshot e in automatico ti verrà inviato un messaggio con la scritta screenshot salvato e dovrai andare nella cartella nel percorso e in automatico avrai a disposizione lo screenshot. Questo lo puoi fare, ora in questo caso come esempio ho preso un gioco. Però funziona sui programmi, funziona sul browser di navigazione, funziona ho preso proprio come esempio un gioco perché spesso e volentieri alcune funzioni non sono disponibili, se avvii un gioco, magari non puoi avviare altri programmi. Questo invece ti permette di registrare, ti permette anche di avviare il video o fare lo screenshot a prescindere che hai aperto un programma, hai aperto un gioco e quant'altro. Quindi per ora è la soluzione, una delle soluzioni migliori che ho individuato è proprio questa. Quindi ho acquisito anche un video. Quindi una volta che avrai registrato il gioco, ti verrà indicato tramite un messaggio che la clip è stata registrata correttamente. Quindi, come potete vedere dal video, una volta che sei andato sulla voce acquisisci, quello che devi fare per evitare che ogni volta che clicchi all'esterno dei due box, che in automatico se clicchi all'esterno questi box si chiudono in automatico e devono essere nuovamente richiamati con il comando Windows G, per evitare questo puoi anche fissare il box acquisisci tramite il pulsantino aggiungi. Una volta che hai fatto questo, anche se clicchi all'esterno dei box, il contenitore rimane sempre disponibile, quindi potrai catturare i tuoi screenshot e avviare la registrazione. Bene, che dire, un video che credevo semplice semplice da andare a realizzare si è dimostrato più complesso di quello che pensavo. Per questo ti chiedo, se hai trovato il video utile, di mettere un mi piace al video e registrarti al canale. Alla prossima, ciao!